Buonasera gentili telespettatori, siamo questa sera in compagnia dell'ingegnere Giovanni San Domenico. Ingegnere, buonasera, grazie per aver accettato il Buonasera a nostro te, invito. grazie dell'accoglienza. Sicuramente un'intervista importante su quello che è un progetto che l'ingegnere ha brevettato in ottica Covid, un coronavirus che ormai ci accompagna dalla fine del 2019, una stagione, potremmo dire, difficile, una stagione complessa. Ne parlavamo anche prima, a microfoni spenti con l'ingegnere, che lo dirà anche adesso davanti alle telecamere. Insomma, una situazione un po' complicata, lei, come dicevo, un po' angosciante. Beh, l'angoscia è pesante realmente, non solo per gli ultimi eventi, che sono gravissimi, ma per eventi già vissuti, molto simili, che hanno origine nella logica del nostro periodo neoliberista, che si veste assolutamente di presunzione, si veste di arroganza, si veste di necessaria tutela del proprio interesse. Al di là di questo, io ho cercato, seguendo il fenomeno che ormai si era presentato sin dall'inizio dell'anno scorso, di cercare, per mia natura, diciamo, una via di soluzione a questo problema. E non potendo, per motivi di esperienza tecnica, non legati certo alla medicina, ho potuto osservare a livello della natura quello che poteva essere inquadrato come soluzione a questa questione. Io sono convinto che in realtà, è nella natura che noi troviamo le risposte ai nostri quesiti. Ed infatti è così. L'esperienza che poi ho fatto, portando a brevetto questa cosa, ma non tanto per la tutela economica della stessa, ma per ciò che implica come intelletto della stessa, va bene, era questa la via di uscita da questo problema. Prima di avventurarmi a darvi la questione, vi dico che io l'ho battezzata in realtà come soluzione intanto alla mascherina, che può essere sostituita da quella che è da me concepita come mascherina virtuale, nel senso che c'è efficace, è bidirezionale, è certamente efficace ed è invisibile. Beh, il vantaggio di questa idea avrebbe assunto toni elevatissimi in passato anche, quando tutti siamo stati mortificati per il dover portare la mascherina, che inibiva poi anche attività tutte, come inibisce anche lo stare insieme, inibisce le aggregazioni famose. In realtà è l'uomo che è un animale gregario, mi sembra, punito gravemente da questa situazione. Ma per darvi senso di ciò che indichiamo, posso dirvi che la ricerca è stata fatta a livello naturale di questa soluzione, ed è stata il riconoscimento dell'ozono, ozono, che può essere la soluzione a questo problema. Ovviamente ho seguito nel tempo tutti gli scritti e tutte le valutazioni scientifiche fatte sull'argomento, nessuno è inibente di quello che noi andremo a sostenere, anzi, proprio recentemente, da un documento ricevuto dal Servizio Sanitario Nazionale presso il governo, loro in realtà sanciscono ancora una volta l'efficacia di tale prodotto, ma ne inibiscono l'utilizzo in una strana formula dove il costo non è confrontabile, non è valutabile rispetto ai vantaggi che si va a sostenere. Boh, non mi pare che sia una via giusta questa. In ogni caso, perché l'ozono? Perché l'ozono è riconosciuto ufficialmente a tutti i livelli come l'unico grande perossidante che esiste in natura. E ha un effetto su tutta la materia esistente,
escluso qualche caso specifico, vabbè, ma questo risale all'esperienza amianto, ma è efficace su tutta la materia, compresa in particolare per affinità elettiva alla materia organica. Ovviamente nell'ultimo esame che è stato fatto recentemente dal Servizio Sanitario Nazionale, loro sanciscono l'utilizzo dell'ozono, chiaramente ponendo dei giusti e legittimi freni circa lo stesso, perché se inalato, in termini gassosi, l'ozono inalato produce danno, ed è vero questo, anzi è da evitare assolutamente. Però hanno sotteso sempre nelle loro manifestazioni la possibilità di stabilizzare l'ozono, portarlo in un contenitore, dico stabilizzarlo nel senso della conservazione, che peraltro supera abbondantemente i 10 anni, e quindi renderlo disponibile per utilizzazioni specifiche, utilizzazioni contestuali dello stesso. Ed è quello a cui poi mi sono riferito. In realtà io ho preparato una miscela, cioè di ozono e olio di mandorla per affinità al corpo umano, graduata ai livelli del 75 microgrammi millilitri, che è quella poi efficace su qualsiasi patogeno eventuale dovesse agire sul corpo. Qual era l'utilizzazione contestuale a cui miravo? Miravo alle vie respiratorie, dove si è sempre sostenuto che è la via di accesso sostanzialmente per un patogeno come in questo caso il virus, ma è valido per qualsiasi tipo di patogeno, utilizzata in modo specifico locale, con una tecnica che poi è semplice, ma intendo specificare come si realizza questa efficacia, in modo tale che a tutti venga chiaro perché è la qualificazione dello stesso. Sappiamo sicuro, diamo per certo che l'ozono è un efficace antisettico, è un perossidante certo, quindi il contatto è dà un'affinità elettiva in particolare con la materia organica, quindi questo ci consente un'applicazione, se vogliamo, modulata a livello delle vie respiratorie. Intendo per vie respiratorie naturalmente le vie nasali e quella orale, la cui assunzione completa e realizza una forma di tutela globale, totale, bidirezionale, nel senso che sia nell'atto respiratorio in immissione che in emissione non ci sono particelle specifiche che possono sottrarsi. Mi spiego. Per capire meglio questo fenomeno, penso che forse voi già sapete che cosa consiste poi l'applicazione dell'ozono. Significa prendere una piccola quantità di ozono, di olio, in questo caso ozonizzato, bagnare un qualsiasi cotton fioc e portarlo a contatto con le prime vie respiratorie, sia nasali, quindi umettando le parti del naso, sia del paradonto, dove lo stesso poi finisce per distribuirsi per effetto istintivo della mobilizzazione dei muscoli facciali. E questo fa sì che poi lo stesso raggiunga anche la saliva, raggiunga anche la fonte della saliva, e quindi le ghiandole salivari che sono distribuite nell'ambito del palato, con gli effetti che poi vedremo quali potrebbero essere. Perché si realizza questa cosa, innanzitutto? Abbiamo detto che l'ozono è un perossidante. Il perossidante è suscettibile di essere ossidante per una forma di combustione. Cioè, cos'è la combustione? La combustione non è altro che l'attacco da parte di ossidi, di perossidi, ossidi, sulla materia. In questo caso il soggetto passivo, quindi il combustibile, è proprio la mucosa nasale, come per i denti. La mucosa nasale, dove agisce come comburente proprio l'ozono perossido. Come si attiva questo fenomeno? Quando noi poniamo
l'ozono, o perlomeno l'olio ozonizzato, sì, in prossimità del naso, l'ambiente che c'è, quindi la circostanza termica che abbiamo, le vie nasali, hanno una temperatura di 37 gradi. Questi 37 gradi sono tali da produrre gradualmente il rilascio dell'ozono proprio dalla parte di questo fluido, che è un leggero velo che viene posto in sostanza. Quindi l'ozono sale verso il naso, si diffonde in realtà, e in realtà crea l'ambiente, un ambiente che è ostile al patogeno. Ma non è solo questo l'unico modo per spiegare la questione, perché questa è la via più semplice, nel senso che c'è questa diffusione dell'ozono a livello delle narici, e quindi, ma c'è l'attacco poi dell'ozono alla mucosa, la quale comincia ad entrare nella fase di combustione, e quindi e non è lesiva per la mucosa, perché mentre l'ozono esegue questa opera di combustione, fornisce l'energia alla cellula, che in realtà si rigenera, quindi abbiamo un rinnovamento cellulare delle mucose. È tipico dell'ozono in questo caso, è tipico di questa questione. Non è solo questo, ma l'altra cosa che si può spiegare intorno a questa vicenda è che l'ozono, a parte questa forma di combustione, produce anche una forma di peeling della parte, per cui la parte superficiale delle mucose, tutte, viene completamente asportata di qualsiasi elemento, compresi le nanoparticelle, che sono altre parti patologiche per il corpo umano. Se noi proponiamo questa situazione a livello del parodontum, intingendo le mucose parodontali, noi avremo una diffusione di questo prodotto modesto per quello che ci serve, fino alle mucose della saliva, fino alle ghiandole salivari, le quali bagnandosi e permeandosi di questo materiale finiscono per rendere asettica anche la saliva, per cui i famosi droplet che si intendeva nella trasmissione del virus vengono inibite in sostanza, e quindi avremo un movimento del flusso respiratorio in ingresso e in uscita asettico, fuori da qualsiasi possibilità di contagio. Quindi già questo mi sembra un qualcosa di concreto, di reale. Io l'ho provato dall'anno scorso personalmente, insieme a un altro gruppo di figure. Nessuno è stato mai oggetto di contaminazione, tutti i tamponi assolutamente negativi, nessun effetto collaterale dovuto al contatto quotidiano, perché bastano una manovra di questa operazione quotidiana per eliminare qualsiasi rischio di contagio, mi sembra abbastanza. E ho proposto poi, come mi è stato suggerito poi dall'onorevole Del Monaco, la sperimentazione ufficiale fatta attraverso il governo, scritti fatti a Speranza, all'attuale viceministro Sileri, finita poi nelle mani dell'Istituto Superiore di Sanità e della Sanità del governo, tale Achino o signora Cecere, i quali non hanno affatto contestato la qualità del mezzo, ma hanno valutato che non hanno conoscenze sufficienti sulla incidenza dell'ozono. Beh, questa è un'ignoranza che io non posso colmare, perché è nota la valenza dell'ozono. Quindi già questi pochi elementi che abbiamo accennato potrebbero essere sufficienti a dirci che siamo sulla via giusta, perché l'aver costretto tante aziende a chiudere, quando in realtà questa utilizzazione netta della mascherina, in realtà, perché la sostituisce completamente al 100%, bene, avrebbe consentito tutte le attività, tutte. Anzi, aggiungo a questo che in natura osserviamo che l'allontanamento dei soggetti viventi, in realtà, quindi il distanziamento, produce effetti negativi sullo stesso, quindi peggiora la capacità di difesa di ciascun soggetto. Io non ho mai visto nelle mie verifiche
al mondo, dico, che gli uccelli si allontanano in caso di pericolo, si riuniscono, i pesci sott'acqua si appallano, come si suol dire, si riuniscono proprio per difendersi dagli attacchi degli altri. E quindi non capisco perché l'uomo, in una situazione del genere, sia pure parliamo di soggetti assoggettati a un virus che abbia avuto questo tipo di comportamento o imposto tale comportamento, che è stato più lesivo, certo, i miei nipoti, eccetera, i miei figli godono di questa cosa e non hanno avuto nessun problema, ma costretti anche loro a vivere in un modo assolutamente lontano da quelli che erano i parametri con i quali vivevano precedentemente, con qualche danno, se vogliamo. Quindi mi pare che questa cosa, forse l'ho rappresentata male perché un po' sorpreso da questa improvvisa necessità di conoscenza, mi auguro di poterlo fare con più attenzione e provare anche, perché io l'ho provata, ho anche documenti probanti di quello che sto dicendo, perché non c'è assolutamente effetto collaterale in nessun senso, anzi, c'è un beneficio sempre della questione, un po' perché la emissione di questo prodotto a livello nasale produce un miglioramento respiratorio, sicuro. Altrettanto lo si fa a livello orale, non solo, ma il fatto che questo prodotto a livello orale produca un leggero surplus di saliva, che poi viene ingerita istintivamente dai soggetti, produce un ulteriore miglioramento, quello di una tutela anche a livello gastrico dell'individuo. Dell'organismo. Certo. E quindi la tutela da parte. Sull'efficacia dell'ozono ormai non ci sono proprio più dubbi, perché, ripeto, io recentemente, proprio apparso sui giornali, recentemente, ciò che ha fatto un medico coraggioso, se vogliamo, che ha imposto in qualche modo il trattamento con ozono a un soggetto che era ormai dichiarato pronto a morire, perché era condotto direttamente nella sala di attesa della morte, lui gli ha praticato due autoemo. Alla seconda il soggetto è rinato e oggi vive ed è sano come prima. Circa gli effetti poi positivi dell'ozono, è inutile che io mi dilungo, perché ci sono migliaia di altre applicazioni efficaci, reali, concrete. Forse le mie stesse mani, sono un 73 anni, no? Non mostrano i miei 73 anni, perché trattate contemporaneamente, lungo questo periodo, direttamente con lo stesso materiale che utilizzo per le vie respiratorie, cioè ciò che residua lo strofino sulle mani. Ed è sufficiente per tutelarti l'intera giornata da eventuali fatti di inquinamento. Beh, questo è ciò che possiamo dire. Circa invece i guasti che si sono prodotti, potremmo parlare all'infinito. No, sicuramente, insomma, lei ha fatto un'introduzione di quello che poi diamo anche un nome, la cosiddetta Fluid Virtual Mask, certo, che di questa applicazione, di questi effetti che lei ha riscontrato. E a questo punto le chiedo, questa idea che le è venuta per una ripartenza o perché, se posso chiedere, non crede o comunque non ha la stessa efficacia della mascherina? La mascherina, intanto bisogna capire come funziona. Non funziona, in verità, almeno dal punto di vista del patogeno virale, perché il virus ha una dimensione che voi sapete, intorno agli 80 nanometri. Che ci porta a una dimensione tale che nessuna mascherina può gestire. La trama di un tessuto, non tessuto come questo, non consente il frenare. Perché? E questo è stato molto discusso. Perché noi parliamo di aria, ma non parliamo dell'umidità che è contenuta nell'aria. Non c'è aria senza umidità, dappertutto. In questo momento io sto sudando perché c'è un'aria, certo, umida e sto respirando aria umida. E il patogeno, che è tanto piccolo, si associa alle particelle piccolissime dell'umidità che non possiamo evitare con nessun mezzo, significherebbe non respirare. Quindi se respiriamo assumiamo anche umidità, assumendo umidità assumiamo anche eventualmente il patogeno. Ecco perché con tutte le mascherine noi abbiamo quotidianamente
una contaminazione di migliaia di persone che comunque, pur usando la mascherina, non ottengono il risultato. L'unico risultato possibile e ottenibile è con questa che io intendo, con mascherina virtuale, la quale è dinamica, non è passiva, non è un elemento di filtro come questo, ma è una barriera reale, concreta, dinamica, che attiva in tutti i due versi rispetto al patogeno, il quale non può che essere colpito da questa questione, perché mentre io ho sacrificato nella mia valutazione, ma migliorando, le mucose, attaccandole con l'ozono, perché in realtà noi attacchiamo le mucose, va bene, ma nel contempo attacchiamo tutto ciò che è di natura, stessa natura, in questo caso i virus, che si depositano o cercano di penetrare nella mucosa. E non ci riescono, non possono, non solo, ma anche già l'attraversare la cavità nasale per la respirazione, quindi un ambiente circoscritto, che è già preparato a non accogliere eventuali contaminanti. E questo ci aiuta anche a pensare che anche le varianze che ci sono, le variazioni che ci sono del virus, possono essere in qualche modo combattute lo stesso. Cioè, vuol dire, il virus si adegua a quella che è la sua condizione per sopravvivere e produce delle variazioni. Queste variazioni vengono non riconosciute, non identificate, per noi è materia organica da mettere, certo, in stasi, da uccidere. E succede questo perché comunque in ogni caso il virus per riprodursi ha bisogno di entrare nella cellula, non lo facciamo entrare, quindi è costretto a morire, quindi avremo questo risultato. Non so se... No, certo. Mentre la cellula comunque si riproduce, che noi sacrifichiamo contemporaneamente, certo, ma non la sacrifichiamo, la rigeneriamo, perché l'effetto che io ho visto anche su me negli anni, nel periodo in cui l'ho utilizzato, in realtà è di un miglioramento respiratorio assoluto, perché si puliscono tutte le mucose, in realtà, e anche a livello orale succede. A livello orale addirittura, quello che ho notato, ma questo è un qualcosa in più, otteniamo un miglioramento e del supporto dentale, quindi del paradonto completo, un miglioramento assoluto, e se ci sono infezioni del paradonto vengono risolte lo stesso, quindi abbiamo diversi vantaggi in questo senso. Non capisco perché. Quindi lei si augura che possa essere utilizzato anche quando questo Covid scomparirà, insomma, se scomparirà? Ho dei dubbi sul fatto che scompaia, perché risaliamo ai problemi che, certo, ci angosciano all'origine e le motivazioni che hanno indotto le aziende farmaceutiche a questo tipo di atteggiamento. E per concomitanza di interessi anche la nostra politica si è adeguata a questa situazione. E potrebbe essere stato per ignoranza, ma dico io, però dall'anno scorso sto cercando di proporre cose del genere. Io non dico che è infallibile la questione, ma proviamola. Se abbiamo provato, stiamo continuando a provare in realtà un vaccino, bene, che ha dei rischi, implica dei rischi per la gente, è una prova, attualmente non è qualcosa di definitivo. Beh, una cosa semplice come questa, l'ha provata in una caserma, su una nave, su dei treni, in modo un ambiente limitato che si possa dire, beh, è un prodotto efficace, che io so che è efficace, ma per convincere bisogna provarlo, certo, andare alla ricerca invece degli aspetti scientifici più occulti del perché funziona, ha poco significato in questo momento, occorre risolvere un problema. Certo, sicuramente è una situazione un po' complessa, come spiegava anche l'ingegnere, cercare qualche modo di dare delle risposte, insomma, a un prodotto che è stato da lui testato, anche da altre persone, ha avuto effetti comunque positivi. Prima di proseguire questa nostra chiacchierata ci dobbiamo fermare un attimo per un tassativo pubblicitario. Torniamo subito da voi. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it.
Eccoci rientrati qui in studio con compagnia dell'ingegnere San Domenico, che ha presentato in maniera precisa, puntuale, quello che è il suo brevetto del Fluid Virtual Mask, dando quelli che sono effetti positivi alla salute. Adesso si parla del Covid, vista la situazione del Covid, ma è un qualcosa che si spera l'ingegnere che possa essere utilizzato anche in futuro. A questo punto, ingegnere, dato che siamo in chiusura, io le chiedo, questa famosa luce in fondo al tunnel che si parla in questo periodo anche in vista dell'estate, lei la vede? E in secondo ordine, che cosa si aspetta da questo futuro? L'estate certamente ci aiuterà, questo ormai è noto, per motivi climatici, certo. Sostanzialmente. Quello che accadrà dopo, in verità, sono molto in dubbio, perché in realtà già si paventano nuovi attacchi in questo senso. Ma mi auguro che questa cosa venga affrontata insieme alle autorità, perché il problema non è solo nostro. Abbiamo paesi come l'India, il Brasile, l'Argentina, che avrebbero bisogno di aiuto purtroppo il vaccino corretto, perché è giusto che si porti avanti come discorso, non riusciremo a fornirlo. Bene, questo è un sistema che consente in modo economico di dare un risultato, di affrontare un problema che ormai angustia l'intera umanità. Sì. E per quello che mi riguarda, ciò che mi attendo da questa situazione è una risposta che mi aiuti a venire fuori da una pregressa situazione, se vogliamo, che ha la stessa natura. Quindi non come rivendicazione, ma come legittima aspettativa in questo senso. Io sono pronto a dare l'aiuto mio in tutte le direzioni. Ingegnere, speriamo sicuramente che possa cambiare qualcosa, quindi lei si aspetta anche, insomma, modifiche sul futuro, un futuro più roseo, e sperare che, insomma, questo Covid prima o poi. Mi aspetto che lo stesso, se dico in termini locali, il senatore Del Monaco, che tanto mi ha seguito nel primo periodo, e questo risale ad alcuni mesi fa, ci spieghi, forse a modo suo, il motivo per cui è stato arginato in questa sua scelta, che era, della quale era assolutamente entusiasta, e che improvvisamente ha estinto ogni possibilità di contatto. Mi sembra strano, non è corretto dal punto di vista umano, né etico. Se c'è un motivo vero, concreto, ci dica qual è la questione. Ci fa piacere saperlo, per regolarci anche, no? Per fare naturalmente i prossimi piani del futuro. Ingegnere, grazie. Grazie del suo tempo, grazie, e in bocca al lupo per il futuro. Dell'accoglienza, scusatemi la mia poca qualificazione è del problema. È stato chiarissimo. Ringraziando nuovamente l'ingegnere San Domenico per il suo tempo e le sue parole, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento a domenica prossima, come sempre, qui dagli studi di Teleprima. Grazie e arrivederci.